Ragazzi, abbiamo vinto. E già questa è una notizia. Beh, devo dire la verità, questa sera sono abbastanza soddisfatto di quella che è stata la Juventus, perché ero molto più pessimista rispetto a quello che poi è stata effettivamente la partita e quello che è stato il risultato. Tra l'altro, il risultato che abbiamo chiamato nel video di oggi di Buffon, dicevo che l'ultima volta che ero andato a vedere Sassuolo Juventus, l'ultima volta che avevo visto Buffon giocare dal vivo allo stadio, era stato appunto Sassuolo-Juventus 1-3, tripletta di Paolo Dybala, che questa sera invece trova il gol numero 100 con la maglia della Juve. Quindi teniamoci stretto il risultato, va benissimo. Bisogna però parlare ancora una volta della lotta Champions League, che non è proprio facilissima per la Juventus, è inutile negarcelo. Siamo qua a dire che le possibilità, le probabilità si sono abbassate ancora di più. Perché? Lo leggerete su OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Scaricate OneFootball, ragazzi, scaricatelo, perché dobbiamo attivare le notifiche in tempo reale per quelle che sono le ultime partite della Serie A. Ci sono in palio altri 6 punti e basta. All'ultima c'è Atalanta-Milan, questo è vero, ma il problema di fondo è che la Juventus con 6 punti va a 78. Se l'Atalanta e il Milan fanno altri 3 punti nella prossima giornata vanno a 78, abbiamo gli scontri diretti a sfavore contro di loro. Quindi il rischio è che con una vittoria di Atalanta e Milan nella prossima partita, l'ultima, lo scontro diretto, possa diventare inutile, perché sarebbero entrambe già qualificate alla Champions League e potrebbero poi giocarsela a viso aperto come se fosse un'amichevole. L'Atalanta va a Genova contro il Genoa e giocherà sabato alle 15. Noi sempre sabato, ma alle 18 abbiamo una sfida in casa contro l'Inter, partita che sarà vero e proprio crocevia, sarà l'Inter a decidere bene o male il nostro destino. Prima ci toglie lo scudetto e poi potrebbe essere mattatore di quella, la squadra che deciderà dove farci giocare la competizione europea l'anno prossimo. Dipenderà da noi, dall'Inter, ma soprattutto dipende dalle altre. Il Milan poi gioca col Cagliari domenica alle 20:45, ma sempre domenica c'è un'altra partita che è quella che dobbiamo cerchiare. Federico Chiesa, chiama a casa! Chiama a casa tutti i tuoi ex compagni della Fiorentina, chiama tutti i tuoi amici, tutti i toscani, chiamate tutti i toscani che conoscete, tutti i fiorentini che conoscete. Vi prego, dopo la tripletta di Simeone ci serve un altro miracolo, dopo lo scudetto perso in hotel ci serve la Champions persa in hotel. Firenze ci odi, lo so, siamo gobbi, però abbiamo bisogno di un favore dal Genoa, dalla Fiorentina, dal Cagliari, per poter sperare in un'ultima giornata scoppiettante che può rimettere tutto in gioco a Bologna, al Dallara, ancora una volta in Emilia. E prima ancora dell'ultima giornata, poi c'è una finale di Coppa Italia a giocare ancora contro l'Atalanta. Quindi la sfida all'Atalanta è apertissima. Atalanta, Milan, Napoli, Juventus, quattro squadre, una rimarrà fuori e in questo momento siamo noi. È molto probabile che saremo noi anche alla fine dell'anno ed è per quello che abbiamo vinto, sì, ma si abbassano le probabilità perché va via un'altra partita. Dal 5% che c'era prima, credo che ci sia il 3% in questo momento di possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. 97% invece Europa League. E ripeto, perché non dipende da noi, non solo da noi sicuramente, noi dobbiamo fare 6 punti, dipende anche dalle altre. Questa sera una Juventus che, bene o male, merita il risultato. Dopo un primo tempo, secondo me, dove non meritavamo assolutamente, dove meritava il Sassuolo, probabilmente qualcosa in più. Il Sassuolo ha fatto una bellissima gara. Il Sassuolo gioca sempre a due tocchi, va in verticale, si allarga, scambia con i giocatori in velocità. Bella squadra il Sassuolo, eh? Sempre divertente da giocare il Sassuolo. E nei primissimi minuti rischia più volte l'1-0. Sbaglia il rigore con Berardi, che lo tira malissimo, malissimo. Buffon, dato che oggi abbiamo parlato di Buffon, tira fuori quello che è ancora Gianluigi Buffon, e per un brutto rigore di Berardi però chiude la porta appunto al numero 25 del Sassuolo e poi ci mette sempre la faccia, le urla, la concentrazione, la retroguardia. Si arrabbia tantissimo sul gol di Raspadori con Arthur e Rabiot. Arthur perché li fa giocare, non esce, li fa giocare. Rabiot poi si ritrova all'interno di un 1-2 con Locatelli e appunto Raspadori. Da qui nasce poi il gol del Sassuolo. È ben rischiato, eh? Ben rischiato perché non è mica facile dopo. Sai,
Basta una qualsiasi cosa, un'azione fatta male da Juve, una palla persa, ne abbiamo perse tantissime, una da cui poi nasce appunto il rigore, ne abbiamo perse tantissime in uscita. E infatti, come vince la Juve questa partita? In una maniera diversa dal solito. Noi siamo sempre abituati a fare tanto possesso palle sterile, ora questa sera abbiamo fatto qualcosa come il 35, 36, 37, meno del 40% di possesso palla. La partita l'ha fatta il Sassuolo, la sfera l'hanno avuta loro, hanno palleggiato, hanno cercato di creare azioni, sono praticamente sempre stati all'avventura con l'azione che iniziava da dietro. Hanno giocato da dietro tante volte. Noi facciamo il gol dell'1-0 di Rabiot con un break a centrocampo, con Arthur che sembra toccare la palla con il braccio, invece poi la prende con la spalla. E quindi su una ripartenza, mentre Sassuolo si sta alzando, Rabiot va con un break e poi tira. Palla che passa sotto le gambe dei due difensori del Sassuolo, si infrange sul palo e poi entra. Il secondo gol è un lancio lunghissimo di Buffon, ancora una volta costruzione dal basso Buffon Edition, come aveva detto su Instagram, verissimo. Lancio lungo, palla a cercare Rabiot, che di testa la butta in avanti per Cristiano, che con una giocata delle sue trova il centesimo gol in maglia Juventus. Il terzo gol di Dybala, anche questo centesimo gol in maglia Juventus, è l'ennesima ripartenza, una ripartenza molto bella però secondo me, perché Cristiano fa una cosa che non fa spesso il centravanti. Ha fatto la boa, appoggiato al centrocampista, che poi è andato in verticale per Kulusevski, che con un bellissimo passaggio filtrante serve Dybala. Poi la Juve ha avuto tante altre palle gol verso la fine della partita, quando ormai il risultato era in cassaforte e quando magari anche il Sassuolo aveva smesso di crederci, perché, ripeto, il Sassuolo ha fatto una buonissima partita e noi dobbiamo tenerci stretto il risultato, perché non è facile fare il risultato contro il Sassuolo, e ce lo dice la storia recente della Juve. Ultimamente in gare con il Sassuolo finivano sempre con la Juve che non portava a casa i 3 punti, e nel momento in cui il Sassuolo è nel massimo splendore di forma, squadra più in forma della Serie A, appunto insieme al Cagliari, questo dovrebbe farci ben sperare, eh? Questo dovrebbe farci ben sperare. La Juve, una delle peggiori Juve della storia per continuità, della storia recente sicuramente. Il calcio è strano, è per quello che vi dico, 3% di possibilità non è tanto, ma non è zero. Non è zero. E finché c'è la matematica, siamo qua a dire che è difficile, che è difficilissimo. Ma se scendiamo in campo e ammettiamo i nostri limiti e diciamo, e beh, c'è mica la squadra che deve palleggiare, c'è mica la squadra la tiki-taka. C'è la squadra che quando arriva là davanti, sarà l'occasione dei giocatori tecnici che nell'uno contro uno possano fare quello che vogliono, che con una giocata, un passaggio, un assist, possano fare quello che vogliono, un dribbling. Possiamo fare quello che vogliamo. E abbiamo perso fin troppi punti per strada. E adesso è facile contare. La Lazio, che fino al 90esimo vincevi e poi pareggi, andata e ritorno col Benevento, Crotone, la Fiorentina, tra andata e ritorno, il derby col Torino, ce ne sono fin troppe. Ma anche solo il rigore di Insigne contro il Napoli nell'andata, che in realtà era il ritorno, che ti mette in svantaggio in uno scontro diretto, il 3-0 col Milan, che non è più 3-1 e ti mette in svantaggio, la deviazione di Malinowski che porta l'Atalanta a vincere, troppe cose che adesso rimpiangiamo, troppe. E quindi l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è vincere le prossime due di Serie A, cercare di vincere la Coppa Italia e poi guardare. E se alla fine non andremo in Champions, ce lo saremo meritati. Io credo che le altre difficilmente perderanno dei punti per strada, e appunto che saremo destinati a fare l'Europa League. Per oggi Fiorentina e Cagliari hanno fatto 0-0, che si sfidavano. E proprio Fiorentina e Cagliari sono le squadre che vorrei vedere pareggiare anche nella prossima. E aggiungo anche il Genoa. Che cosa ha fatto oggi il Genoa? Il Genoa ha vinto contro il Bologna. Genoa, vinci! Vinci anche la prossima, Genoa! Fiorentina, Cagliari, Genoa, vincete anche la prossima! Però deve vincere anche la Juventus, perché se accade il miracolo sportivo, come era stato anche, se vogliamo, il gol di Nandez dell'altro giorno, o il pari dell'Atalanta col Sassuolo, e poi sprechiamo noi, allora ci meritiamo davvero di non andare in Champions. Non una Juve eccellente stasera, non strepitosa, non arrembante, sicuramente pochissimo possesso palla, ma lo sappiamo. Quello che conta è il risultato, soprattutto in un momento così, in cui anche solo andare a giocare a Reggio Emilia col Sassuolo, ci guardavamo e ci dicevamo, ragazzi, non è per niente semplice. Lo sentite? È l'inno dell'Europa League. Sta arrivando. Cerchiamo di abbassare il volume e cerchiamo di concentrarci su quello della Champions, che forse è più brutto,
da ascoltare, ma sicuramente più affascinante. Fatemi sapere secondo voi se andremo in Champions oppure no.